Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le pillole di Lele. Quest'oggi andiamo a dare un'occhiata all'universo del saranno famosi, ossia artisti che sono diventati famosi nel tempo ma al loro esordio discografico. E allora cominciamo subito con gli Hesless, gruppo di fine anni 60 americano in odor di beat psichedelico, un piccolo gioiello nel genere non tra i più conosciuti, ma che al suo interno, nella formazione, porta la figura di Billy Joel, che diventerà poi famoso negli anni 70-80 scalando le classifiche della pop music. Restiamo negli anni 60 e troviamo una vera e propria chicca, un classico del 1967. Loro si chiamano The Strawberry Alarm Clock, la sveglia alla fragola. Incidono alcuni album molto molto interessanti, non tutti fortunati come questo singolo che si chiama Incense and Peppermints, vera colonna sonora della scena psichedelica californiana. E nella band milita Ed King, che diventerà poi voce e leader negli anni 70 della band di rock sudista dei Lynyrd Skynyrd. Decisamente sconosciute queste ragazze, finalmente una formazione tutta al femminile, quella delle Pleasure Seekers, non fosse che vengono poi riscoperte nel tempo, perché è riconoscibile, ma appena riconoscibile, una giovanissima Susie 4, regina del glam rock negli anni 70. Adesso invece andiamo a trovare due band che daranno poi, dalla loro fusione di alcuni membri, origine a una grande band di anche qui di rock texano negli anni 70, cioè gli ZZ Top. Allora cominciamo dai Moving Sidewalks a guidare questa band che incide un solo album, un irriconoscibile Billy Gibbons, il barbuto chitarrista cantante dei ZZ Top, e altra formazione interessante di quel periodo, gli American Blues, dove al basso troviamo Doug Hill, scomparso di recente, anche lui poi in seguito nei ZZ Top. Ancora una misconosciuta ma non meno importante formazione degli anni 60, Zoon Money, Big Road Band, Rhythm and Blues, Mod, per questa band britannica. Zoon Money suona le tastiere e il piano, ma alla chitarra c'è un giovanissimo Andy Summers, futuro membro dei Police, che in mezzo suonerà anche nell'ultimo lavoro di Eric Burdon and the Animals. Chiudiamo invece con questa band dal nome curioso, Joe Aceto si dovrebbe tradurre, Vinegar Joe. Al suo interno, alla voce, troviamo Robert Palmer, che diventerà poi famoso negli anni 80. Ci siete ancora? E allora, come sempre, vi ricordo di iscrivervi, se non l'avete già fatto, al canale della Locomotiva, per rimanere aggiornati su tutti i prossimi appuntamenti delle pillole.